Dopo la riapertura quasi totale, dopo il via libera dalla conferenza dei servizi, un altro passo importante è stato compiuto per il porto cittadino. La giunta comunale infatti ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione e messa in sicurezza del porto. Si lavora per dare il via a settembre al primo lotto di interventi. È un passaggio di quella tabellina di marcia che ci porterà a fine estate a poter affidare i lavori ed eseguirli per completare quello che è già stato fatto. La stagione estiva è stata salvata avendo reso disponibile, fruibile e funzionante circa tre quarti del porto, ma adesso iniziano anche gli interventi esecutivi per completare la messa in sicurezza della città e del porto. L'ente parco di Portofino ha un nuovo direttore, è il dottor Federico Marenco, 44 anni, dirigente di ruolo in servizio presso la Regione Liguria, titolare dell'incarico dirigenziale del settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità, già direttore dell'ente parco naturale regionale dell'Antola e dell'ente parco naturale regionale delle Alpi Liguri. Nuovo presidente per la Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Santa Margherita Ligure è nominato il san margheritese Francesco Faccini, già membro della stessa. Nei giorni scorsi, sopralluogo del sindaco e del consigliere con incarico alla nuova piastra ambulatoriale Franco Fati al costruendo supermercato di Via del Pino Teramo, la cui apertura porterà al comune una serie di opere pubbliche, tra cui un parcheggio gratuito a servizio dei cittadini e appunto una nuova piastra ambulatoriale che sostituirà gli studi di Via Roma. Si fanno sempre più stringenti i controlli a privati ed esercenti contro gli abbandoni o i cattivi comportamenti in tema di conferimento rifiuti. Il sindaco Paolo Donadoni, insieme alla polizia locale e al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha incontrato i commercianti ambulanti del mercato settimanale per rammentare loro le regole per un corretto conferimento e per spiegare loro le sanzioni a cui vanno incontro qualora non rispettassero le regole. Mercoledì 14 agosto, un anno esatto dal tragico crollo del ponte Morandi di Genova, serata benefica all'anfiteatro Bindi per fornire un aiuto concreto agli orfani delle vittime del crollo. Noi per voi è il titolo dell'evento organizzato dal cantante Sandro Giacobbe, che ha coinvolto alcuni suoi amici nel progetto. Madrina della serata, l'attrice Maria Grazia Cucinotta. Sarà un'occasione per ascoltare un po' di musica, per stare tutti insieme in quella disgraziata ricorrenza. E soprattutto un'occasione per non dimenticare quello che è successo un anno fa. Mi raccomando, vi aspettiamo. Ciao! Venite tutti, numerosissimi, per una serata di musica, riflessione, ricordo, solidarietà, per non dimenticare. Ci vediamo mercoledì 14 agosto alle 21.30 a Santa Margherita, all'Anfiteatro Umberto Bindi, un altro nome meraviglioso della musica ligure, a favore degli orfani e delle vittime del ponte Morandi. Una serata molto importante, una serata per stare insieme, ma soprattutto una serata per non dimenticare. Uno sguardo in chiusura degli appuntamenti in programma a Santa Margherita Ligure, ricordando che tutti i martedì in Piazza del Sole proseguono le sedute di yoga. Mercoledì 14, serata danzante presso la spiaggia Mare per Tutti. Dal 15 al 18 agosto torna lo sbarazzo per le vie della città. Santa Festival prosegue i concerti giovedì 15 a Villa San Giacomo. Santi in Jazz, gli ultimi due appuntamenti venerdì 16 e sabato 17 in Piazza Caprera. La Muscolada, tradizionale appuntamento in banchina a Sant'Erasmo con l'omonimo comitato sabato 17. Regata velica a cura del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure sabato pomeriggio. Santa Soccer Cage, torna il calcio 3 contro 3 in gabbia all'Anfiteatro Bindi. Ogni lunedì proseguono i laboratori di biologia marina in Piazza del Sole per bambini e ragazzi. Estate con le stelle, l'associazione culturale Coressa Villa Durazzo ci porta sulla luna. Il comico Andrea Di Marco chiuderà una giornata, quella di lunedì 19, dedicata al mondo del volontariato cittadino. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.